Si vede il teatro? Sì, ed è perfetto! Siamo qui nelle vesti di fan oggi perché uno degli amici storici di Rafa è il capo costumista del nuovo spettacolo di Broadway! Il che significa che oggi, in Barbie la vita in città, avremo accesso al backstage per dare un'occhiata al guardaroba e alla sala trucco! Giusto in tempo per trovare l'ispirazione che ci serve per i nostri costumi di Halloween! Se questo è un sogno, non dovete svegliarmi! Desidero salire su un palco di Broadway da quando ero bambina! Ah, e siamo qui! Ballare su un vero palco di Broadway! Un sogno che si avvera! Ragazze, ho detto che vi avrei portato qui o no? Quadra per sempre! Così, tanto, Satin! Oh, questo è davvero il paradiso del guardaroba! Non ho mai visto niente del genere! Sono davvero bellissimi! Vero? Ho sempre amato vedere gli spettacoli a Broadway. La prima volta con mia madre avevo 5 anni e anche allora non mi stancavo mai di quei bellissimi costumi. Ce ne sono così tanti che ti starebbero benissimo, Brooklyn. Io non vedo l'ora di provare le mie doti al riguardo. Bene, il posto ideale per questo è proprio un camerino di Broadway. Dammi qua, filmo io. Ok, look per Halloween, sto arrivando. Pronti? Pronto! Pronta. Ciao mondo, sono una star di Broadway. Questo look è un vero sballo, così glam e... Così tuo. Che look affilato. Forse un pochino troppo. Anche questo è decisamente mio. Ma indosso un abito da ballerina così spesso che è quasi una seconda pelle. Ecco perché credo che sia questo il costume per me! Mi fa sentire una vera star! Il che è perfetto per Halloween! Sono d'accordo! Lo adoro! Potremmo passare le ore qui dentro! Ma c'è qualcos'altro che non vedo l'ora di provare a fare! Il trucco di scena! Il giusto make-up può essere una fonte di ispirazione per il look di Halloween! Ah! A quanto pare è l'ora di... Una seduta di trucco! In questa seduta di trucco proverò 3 look per Halloween su Malibu. Uno è ispirato agli arcobaleni, uno è ispirato ai cuori e un altro è ispirato a una fiaba. Questo è perfetto per te, Malibu! Ah, hai un occhio patato per lo stile, Brooklyn! Devo dire che mi hai colpito! Grazie, ragazzi! Questa esperienza nel backstage di Broadway ci ha dato così tanta ispirazione e una marcia in più sui nostri costumi per Halloween! Sì! Sceglierò di sicuro questo look patato per ravvivare il mio costume quest'anno! Sarò la fatina del basket, solo rete! Tu ora ridi, ma dovresti vedere il mio tiro da 3 punti. Chi sarai tu, Rafa? Io sarò un famoso costumista di Broadway, ovviamente. Non c'è momento migliore del presente per vivere i vostri sogni. Ma devo trovare qualche altro accessorio da abbinare al mio costume. Come un bouquet di fiori che ogni star di Broadway riceve la prima volta che va in scena. Speravo in un buon motivo per tornare nel guardaroba. Felice Halloween, TSA! E ricordate tutti, TSA sta per tu sei amato. Da Barbie è tutto. Come va, bellissima gente? Io e la mia amica Robin abbiamo un grande bisogno di ispirazione creativa oggi. Grande! Per fortuna New York ha tantissimo da offrire, ovunque voi guardiate. Capite cosa intendo? Non è necessario entrare in un museo per vedere delle vere opere d'arte in questa città. Anche l'architettura è incredibile. E anche l'arte di strada. Sul serio? L'arte di strada è ovunque qui. New York è un'autentica galleria d'arte da passeggio. Guardate questo murales che è proprio dietro l'angolo di casa mia. Ballo di strada su arte di strada. È Barbie, la vita in città.
Questi murales non solo permettono agli artisti di esprimere se stessi e di infondere subito il buon umore a chiunque passi per strada, ma, sorpresa, si prestano a dei selfie davvero stupendi! In posa! Aha! Wow! Questo tour era proprio quello che ci voleva per ricaricarsi! L'arte mi rende sempre felice! E anche il gelato! Oh, dimenticavo una cosa! Robin è una buongustaia aspirante chef! Scopre sempre le prelibatezze più incredibili della città! Che bontà! È davvero un capolavoro culinario! E guarda quanto sono vivaci questi colori! Mi ricordano l'ultimo murales che abbiamo visto! È vero! Ehi, non so te, ma a me è venuta voglia di esprimermi proprio come quegli artisti con i murales, anche se non sono sicura di essere pronta per l'arte di strada. Sai, potremmo creare una nuova acconciatura colorata per te. Oh, sì! E voi, ragazzi, ovviamente verrete con noi. Regola numero uno di una nuova acconciatura: avere sempre un piano. Questa è perfetta! Adoro questo look! Così newyorkese! Vero! È uno dei miei lavori migliori! Ok, questi colori mi hanno fatto venire voglia di altro gelato! Adoriamo l'energia creativa della città, che è chiaramente contagiosa! Al 100%! Dovreste assolutamente provare nella vostra comunità! Ovunque viviate c'è sempre qualcosa a cui ispirarsi e nuovi modi di esprimere se stessi! Chissà, il vostro nuovo look potrebbe essere la vostra opera d'arte! TSA! Al prossimo video! E ricordate, TSA sta per Tu sei amato! Da Barbie è tutto! Al corso di storia della musica abbiamo studiato i generi musicali, incluso l'hip hop, che è nato a qualche isolato di distanza da qui, nel Bronx. Perciò per il nostro episodio di oggi di Barbie la vita in città vi porterò lì, così ne sapremo di più sulla musica e sul posto. Barbie! Rafa! Pausa scatti carini! Io! Questo è uno dei miei migliori amici di scuola, il più alla moda, Rafa! Hola! Sono al settimo cielo! Siamo diretti Boogie al Boogie Down Bronx! Io e Rafa siamo appassionati di musica e ascoltiamo di tutto, dalla samba alla disco all'elettronica. Sì! Al reggae, R&B e pop! Vai! Ma la cosa bella è che l'hip hop è stato influenzato da tutti questi generi musicali e ha contribuito alla nascita di molti altri. Quindi prendiamo la metro e andiamo da Brooklyn al Bronx! Il luogo di nascita dell'hip hop! Aspetta, quella è Laila! Questa è Laila, il più incredibile tecnico del suono di New York. Ha aiutato me e Malibu a registrare i nostri brani. Beh, è tutto più facile quando si lavora con talenti come voi. Che cosa ci fate dalle mie parti, ragazzi? Impariamo tutto sull'hip hop per il corso di Brooklyn sulla storia della musica. Oh, tempismo perfetto. Sto andando al mio negozio preferito nel Bronx a cercare della nuova musica. Vi andrebbe di... venire con te? Oh, certamente! Sì, per favore! Oh, vi prego, non fatemene pentire.
Al corso ho imparato che la musica hip hop è stata creata nel Bronx da teenager di colore e da ispanici proprio come noi. Già, proprio in questo quartiere. Il mio insegnante ha detto che è diventato popolare con le feste di quartiere, dove si ballava e si ascoltava la musica. Beat Street! Dici di più su questa musica, Laila. Farò qualcosa di meglio. Vi mostrerò come si realizza. Questo negozio vi permette di ascoltare i dischi prima di comprarli. Wow! Questo è un disco fantastico! ICB e i Cold Boys! Ah, è quasi impossibile trovarlo in giro! A quel tempo, i DJ mettevano due dischi uguali su due diversi giradischi. Poteva trattarsi di disco, funk, R&B, qualsiasi cosa con un bel ritmo. Suonavano le parti più funky e più ballabili delle basi con percussioni. Poi le riproducevano di continuo, generando il cosiddetto black beat. Ragazze, è roba forte! Ti viene voglia di ballare, vero? Mm-hmm. DJ e cantanti hanno iniziato a rimare sulle basi e così è nata la musica hip hop. Lo sentite? Oh? L'intera strada ha del ritmo! Spero che ai nostri spettatori sia piaciuto saperne di più sul Bronx e sulla sua musica, proprio come a noi. Ehi, abbiamo appena lanciato la nostra festa di quartiere improvvisata. È così che funziona, sì! Allora, alla prossima, TSA. E ricordate, TSA sta per Tu sei amato. Da Barbie è tutto. Grazie di essere con me per un altro video del mio diario digitale Barbie la vita in città. Oggi parliamo di cibo. Dai pieroghi polacchi a Brooklyn, alle pupusas salvadoregne nel Queens, alle empanadas argentine di Hell's Kitchen, ai ban vietnamiti a Chinatown, New York City ha davvero tutto! E non dimenticate uno dei cibi più iconici della città, i bagel! Il bagel è la classica colazione amata dai newyorkesi, perché sono tutti sempre in movimento. Potete trovare ogni tipo di cucina esistente in questa città e ci sono ristoranti molto carini, ma il mio chef preferito a New York è proprio qui nella mia cucina ed è il mio papà! Cucinare con lui è stupendo, perché nelle sue ricette usa sempre l'ingrediente più importante che ci sia, l'amore! E perché ci divertiamo coi suoi balletti che accompagnano ogni piatto! Ciao, piccola mia! Oggi hai iniziato presto! Ieri io e papà siamo andati al festival dello street food nel Queens. Abbiamo assaggiato tanti cibi deliziosi, ma niente supera la pizza newyorkese che abbiamo mangiato da Primo Spice. Così oggi proveremo a rifare il piatto. Con l'aiuto dei nostri sous chef, Jax e Jayla! Jax, Jayla, tocca a voi! Ta-da! Per prima cosa facciamo l'impasto. La pizza newyorkese ha una crosta sottile e a noi piace ballare mentre stendiamo l'impasto alla perfezione. Danza dell'impasto! No! Ok, ora che abbiamo steso l'impasto della nostra pizza, è l'ora della salsa! Poi ci serve il condimento. Formaggio extra per me! Io voglio salame e funghi! Ora basta aprire il forno e... Oh, oh. Che succede? A dire il vero, ho dimenticato di preriscaldare il forno. Forno flop! Etta! No! Danza dell'impasto, parte 2. Ah!
Camilla, prendi! E 4 tentativi dopo, è fredda abbastanza per mangiarla. No! Allora, qual è il verdetto? È buona come quella di Primus? Meglio! È più formaggiosa! Non pensarci neanche! Allora, come potete vedere, la pizza newyorkese non è un gioco. Spero che vi divertirete nel farla anche voi a casa. E non dimenticatevi un po' di ballo dell'impasto! Serve al processo di cottura! TSA! Alla prossima e ricordate, TSA sta per Tu Sei Amato! Da Barbie è tutto! Ok, vi ho mostrato i posti in tutta New York City che mi sono di ispirazione, ma oggi faremo un tour del mio posto preferito per evitare la frenesia della città, dove posso trovare un po' di pace e... Vogliamo far parte del tuo progetto! Davvero tanta pace o silenzio? Lui è il mio rumoroso e adorato gatto Etta. E questi sono i miei piccoli amici, Jax e Jayla, il che significa che ho ben due aiutanti per portarvi in giro. Ecco, Jax, filma tu! Bello! L'episodio di oggi di Barbie, la vita in città, è il tour della mia casa! La casa non è soltanto dove è il tuo cuore, anche se il mio è proprio qui. E anche dove posso essere me stessa! Ecco perché voglio mostrarla a voi! Ok, forse ho espresso un po' troppo entusiasmo. Piccola nota, Barbie tiene sempre la sua stanza super pulita, regina del pulito. Ad ogni modo, questa è la mia camera. È sia il mio spazio relax, il mio angolo studio e anche il mio posto di lavoro quando faccio musica. Barbie suona molto meglio di così. Dovrò pagarti un extra per i complimenti. Saremo pagati? Davvero? E quanto? Allora, la mia stanza è dove vengo a scrivere canzoni, a ricaricarmi e ovviamente a dormire. Vuoi dire a russare? Allarme russare! Tocca a me filmare! Ciao, zio Kel! Ciao, ragazzi! Questa è, ovviamente, la nostra cucina! Che buon profumino qui dentro! Grazie, tesoro! Mio papà ama cucinare e in effetti sta diventando sempre più bravo! Ehi, sta diventando! Sono sempre stato bravo io! Avanti, piccola mia, assaggia questo! Maiale speziato, il mio preferito! È buonissimo, papà! Il maiale speziato è uno dei miei piatti preferiti, perché il mio bisnonno era giamaicano e cucinarlo è una super deliziosa tradizione della nostra famiglia. Gemelli, scrivete ai vostri papà che la cena sarà pronta a momenti. Ok! Tu scrivi, io filmo. Aspetta, non ho finito con le riprese! Ora tocca a me! Ciao, zia Simone! Un saluto alla telecamera! Questa è la nostra sala da pranzo, dove amiamo mangiare in famiglia. I pranzi della domenica sono un must! Qui è dove ci sediamo tutti insieme, ci rilassiamo e parliamo prima di un'altra settimana di impegni. Oh, e ascoltiamo musica! Quindi, adesso che ci penso, il mio amore per la musica potrebbe essere nato qui! Hai ragione. La collezione di dischi di tuo padre è una delle cose che amo di più di lui. E i miei super look! Sì, tesoro! Sono così... vecchi. Grand jeté! In francese significa grande salto. Quando ho fatto il mio primo grand jeté nel mondo del balletto, di solito provavo i miei passi qui, davanti alla TV. È il nostro soggiorno e studio di danza. Ho imparato un sacco di passi qui, come questo. Lo hai filmato, Jax? Sì. E abbiamo finito! Questo era il tour della mia casa, il posto dove trovo maggiore ispirazione in città, dove mi sento al sicuro e dove posso sperimentare la mia arte. E poi, con l'aiuto della mia famiglia, so che non devo mollare, anche quando combino guai. Oh, perché sei così sdolcinata? Jayla! Adesso saremo costretti a rifarla! Visto? Non è stata proprio la conclusione perfetta che immaginavo, ma so che la mia famiglia mi sostiene. Anche Jayla, grazie di aver visitato la mia casa. TSA, a dopo! E ricordate, TSA sta per Tu Sei Amato. Da Barbie è tutto!